Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti alla sesta puntata. Oggi parliamo di che cosa? Di un amico del cane. Non è l'uomo, ma è un'apparecchiatura che si chiama microchip. Utile e tra l'altro nell'ultima ordinanza come disegno legge è diventato obbligatorio, anche con delle sanzioni nei confronti dei proprietari degli animali che non si fanno inserire dal medico veterinario il microchip. È un atto di responsabilità, come è scritto sul decreto, in quanto è il modo per non perdersi il cane, per segnalare nell'anagrafe canina nazionale la corrispondenza di un numero che è scritto qui, molto lungo, ma che viene apposto anche sia sul passaporto per le spade o l'importazione degli animali e sia sul libretto sanitario del nostro amico cane. Attraverso questo numero ed un lettore noi possiamo rintracciare il cane se lo perdiamo o possiamo verificare gli eventuali abbandoni. Quindi è veramente un amico del cane. Abbiamo qui un ospite oggi, un bellissimo meticcio, di razza meticcio, lo chiamiamo di razza meticcio, di 5 anni. Come si chiama, signora? Bartolo. Bartolo, che è proprio un nome adatto a questo cagnone bellissimo. E vediamo che questa attrezzatura viene inserita, io adesso non lo inserisco perché il cane ha già il suo microchip, con un ago che può spaventare il proprietario in quanto è molto grande, come potete vedere, ma con una tecnica di inserimento molto veloce non crea nessun danno entro i 60-70 giorni al cucciolo o al cane se è stato adottato in un rifugio. Non ci sono problemi nell'inserimento. Vediamo con ospite Bartolo su questo tavolino e la dottoressa Angela, la collega, che ci fa vedere un lettore che attraverso questo lettore riusciamo ad individuare la zona che di solito è sul retro della zona auricolare sinistra o nella regione del collo o prescapolare l'inserimento di questa attrezzatura. Facciamo la lettura per identificare quando gli è stato messo al nostro amico Bartolo, che era cucciolo, il suo numero identificativo. Trovato. E vedete che compare qui questo numero che corrisponde ad un'anagrafe canina regionale e tra poco tempo anche in collegamento nazionale per poter rintracciare il nostro cane se si perde o se qualcuno lo abbandona. Possiamo rivolgersi alle autorità competenti, alle ASL, ai rifugi delle associazioni animaliste, vedi EMPA ad esempio, e poter segnalare lo smarrimento o ritrovamento di questo cane e può essere ritrovato l'indirizzo e il telefono del proprietario. Questa è una cosa molto importante, è diventata una situazione obbligatoria per legge, il disegno legge è stato approvato proprio pochi giorni fa in Parlamento e quindi siamo tutti contenti perché ogni proprietario e ogni animale ha il suo numero di, chiamiamolo, immatricolazione, come se fosse una macchina. Non è una macchina, però è un atto di responsabilità da parte del proprietario. Per qualsiasi domanda, dal punto di vista veterinario, dal punto di vista educazione del cane, dove proseguiremo con la rubrica a fare delle lezioni di educazione cane padrone, potete scrivere un'email. Vi garantisco che se scrivete, nell'arco della settimana noi risponderemo a tutte le vostre domande e cercheremo di esaudire tutti i vostri desideri. Alla prossima!